Direi che ho fangirlato anche fin troppo con Francesco Gabbani. Che fa il giorno di San Valentino uno che non ama festeggiare il San Valentino? Metti gli effetti di Snapchat sul gatto. E quindi... Ciao ragazzi, come state? Sono tornato da un'esperienza, da una delle esperienze più belle della mia vita. Mi sono divertito da morire a Sanremo. Ho intervistato un sacco di ragazzi che adoro, bravi, e Michele bravi, tutti quanti. E poi sono stato alla telecamera. Ah, vaffanculo, ho preso la telecamera nuova, raga. L'ho rubata. Bellissima esperienza, mi siete mancati un sacco, ma ho incontrato anche tantissimi di voi. Comunque oggi sono qui per fare un video molto particolare. In tantissimi mi avete chiesto una cosa un po' particolare. Io infatti ho detto, wow, ho quasi creato un trend. Sono un visionario, un po' come Mark Zuckerberg. Solo che lui potrebbe comprarsi anche tutta la mia prossima e futura generazione e tutti quanti i loro figli fino alla fine dei tempi. E io invece ho preso i croccantini nuovi a Bicio. Niente, a proposito di Bicio, sta bene, tutto a posto, ho ricominciato a mordermi, ad amarmi e a fare sesso con le mie dita. Ma la domanda che mi fate spesso è: Leonardo, ma come c***o fai a mettere gli effetti di Snapchat sul gatto? Ed ecco qui che vi insegnerò come fare. Innanzitutto scaricate Snapchat. Ma non esiste soltanto Snapchat per fare gli effetti alle persone e o agli animali, ma c'è anche quest'app. Quest'app che si chiama Masquerade. Quindi se proprio non volete scaricare Snapchat, potete farlo con quest'altra app, MSQRD. Non c'è un vero e proprio trucco. La cosa da imparare a fare... Che cazzo ste campane? Sono ateo! Non so se questa cosa funzioni anche su altri animali, ma bisogna provarci. Se siete fortunati ed avete un gatto come il mio, che è già una superstar, gli effetti verranno già automaticamente. Ma ricordatevi che non dovete tenere premuto il tasto sul muso del gatto o sulla persona stessa. Basta cliccare una volta soltanto sul viso del gatto e automaticamente usciranno gli effetti. Eccolo qua, come potete vedere. Oddio, che carino che stai in video. Non sei nel dolore della mia vita. Ma quanto sei carino tu con questa faccia. Mamma mia, amore, sei dolcissimo. Mamma mia. Qualora doveste avere problemi a mettere gli effetti sul muso del vostro gatto, ricordatevi sempre di partire da voi stessi, quindi di provare gli effetti prima su voi stessi. Dopodiché, dopo aver provato appunto che gli effetti funzionano, girate la telecamera e automaticamente finiscono sul vostro gatto. Vedete? Amore della mia vita, this is your life. Anche con l'app Masquerade, ricordatevi sempre che il gatto deve stare in una posizione normale. Avete capito? Perché se no, se il gatto si muove come sta facendo questo stronzo, son cazzi. Con quest'app però dovete avvicinarvi un po' di più, automaticamente avete gli effetti sul gatto. Oggi volevo intervistare mio fratello. Come stai? Bene, è sempre stato un piacere. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, potete tranquillamente condividerlo ovunque voi vogliate. A 30.000 like, un nuovo tutorial inutile, ma che sicuramente vi farà divertire. Questa rubrica ho deciso di chiamarla così. Ciao! Sto